Parliamo di empatia oggi. E che cos'è l'empatia? Come mai questo termine? Beh, intanto il termine empatia viene dal greco en, che vuol dire all'interno, e pathos, che significa sentimento. Quindi l'empatia è un termine che allude alla capacità di entrare nei sentimenti degli altri, sentirli come se fossero nostri. E l'empatia è quindi alla base di ogni relazione di successo, alla base delle relazioni affettive, delle relazioni amicali e anche delle relazioni professionali. L'empatia è la caratteristica di un buon leader, è la caratteristica di chi sa lavorare bene all'interno di un gruppo, è la caratteristica anche di un buon genitore, è la caratteristica anche di successo di una coppia che riesce a stare insieme negli anni e non andare incontro alle tragiche separazioni. Possiamo avere empatia per gli altri. Ma l'empatia per gli altri nasce dall'empatia per noi stessi in realtà, perché noi prima di tutto dobbiamo imparare ad amare noi stessi e non è scontato. Quindi è possibile essere empatici o non empatici con noi stessi? Certamente non siamo empatici con noi stessi quando noi non sappiamo che emozioni proviamo, per esempio. Se io non so se sono arrabbiato, triste, felice, depresso, angosciato, mi sento colpevole, mi vergogno di qualcosa, che ne so, io non so che emozioni sto provando, io non sto empatizzando con me, ma sono completamente ignorante rispetto a me stesso. Oppure, magari so che emozioni sto provando e non le accetto e quindi non sono ancora empatico. Per esempio, sono triste perché una persona che pensavo amica mi ha fatto uno sgarbo e non mi ha aiutato in un momento di difficoltà e non accetto questa mia debolezza perché io vorrei sentirmi autonomo e non mi piace sentirmi dipendente da qualcuno. Si può dire che sto rifiutando la mia tristezza e non sono empatico con me, con i miei bisogni più profondi. Quindi è possibilissimo non essere empatici con noi stessi. Se non lo siamo con noi stessi, non lo saremo neanche con gli altri. È anche vero che esiste la sindrome della croce rossina o del croce rossino, cioè persone, indifferentemente se uomini o donne, che preferiscono prendersi cura degli altri perché non sanno farlo con se stessi. Anche questo succede, Alice Miller ne ha parlato lungamente nel suo libro Il dramma del bambino adottato. E questo nasce dal fatto che molto spesso noi, nella misura in cui non riusciamo a contattare le nostre emozioni difficili, andiamo a contattare quelle degli altri in un tentativo inconscio di guarire le nostre difficoltà guarendo quelle degli altri e facendo dei disastri. Quindi, quando noi non empatizziamo, per esempio, con il nostro dolore, la nostra angoscia, e vogliamo tenere anche davanti a noi stessi la maschera delle persone felici, di successo, eccetera, andremo a cercare persone angosciate nella vita e cercheremo di guarire loro dalla loro angoscia. E nel 90% dei casi questo non funzionerà perché la gente non vuole che qualcuno si intrometta nella loro vita. E quindi ti ritroverai non solo nell'incapacità di aiutare qualcuno come volevi, ma anche nella frustrazione di aver perso del tempo, di aver perso delle occasioni, con un senso di impotenza e forse anche di fallimento. Perciò, prima di tutto, dobbiamo lavorare per sviluppare l'empatia nei nostri confronti e poi per andare a sviluppare l'empatia con gli altri, che in realtà è la naturale conseguenza dell'empatia nei nostri confronti. Quindi, vedremo insieme in un successivo intervento, in un successivo videocorso, in quante cose l'empatia può esserti utile. Per esempio, ti può aiutare a capire cosa dire e cosa non dire con le persone, quando è il momento di essere più direttivi, quando è il momento di essere più supportivi, quando è il momento di essere più forti con le osservazioni, i feedback, e quando è il momento di fare solo osservazioni positive e rinforzare l'autostima dell'altro. L'empatia ti aiuta a capire le persone come se avessi le antenne, ti dà una sorta di telepatia e una marcia in più nelle relazioni e una sorta di espressione di quella che possiamo chiamare l'intelligenza emotiva nelle relazioni. Bene, ti aspetto al prossimo intervento, terrò una conferenza online nei prossimi giorni, iscriviti al mio canale, ti terrò aggiornato, guarda sotto nel disclaimer, visita il sito, guarda le date del prossimo intervento e poi guarda anche quelle che sono le nostre offerte formative che possono esserti molto utili per continuare il tuo percorso di crescita personale. A presto!